Beniamino Placido il ricordo affezionato e commosso dell'intera città di Rionero, che non solo gli diede i natali, ma lo ha sempre ammirato nel suo farsi strada, prima nell'ambito della carriera parlamentare e poi in quella della cultura italiana, di quella di critico letterario e di personaggio poliedrico che ha saputo esprimersi in molteplici forme e ha saputo anche innovare il panorama culturale italiano fino al punto da rappresentare tutt'oggi un faro anche per le generazioni che come la mia non lo hanno direttamente conosciuto, ma che ne hanno potuto però apprezzare le grandissime e straordinarie doti anche quando si appalesavano come irriverenti e ironiche, e che tutt'oggi ne guardano come a un personaggio di grandissima poliedricità, per certi versi inimitabile, e al quale riservare anche delle iniziative che non vorranno essere soltanto di commemorazione, ma soprattutto anche di analisi e studio del pensiero, per tutto ciò che ha rappresentato e per tutto ciò che continuerà a rappresentare. Di questo Rionero gli è e gli sarà per sempre straordinariamente grata. Beniamino Placido, mio zio, suo papà e mio nonno erano fratelli, di origini umili, Rionero in Vulture. Ricordo soprattutto gli affetti familiari, sua mamma, zia Maria, mia madre, Maria anche lei, i pranzi domenicali, la famiglia. E poi lui è stato quello che è stato, l'uomo colto, ma veramente grande intellettuale, grande giornalista, insegnante alla Sapienza, cattedra della lingua inglese, traduttore di Moby Dick, di Melville, non so, poi grande critico televisivo, ha inventato la critica televisiva moderna. Ecco, di tutto questo eravamo tanto, tanto orgogliosi. Mi ha insegnato a entrare con umiltà e con ironia, con umiltà sarebbe, nel mondo dello spettacolo, non l'umiltà ma di non considerarsi, di non voltarsi la testa, questo mi ha insegnato. Sono contento di portare il suo cognome e sono felice che viene ricordato, perché viene poco ricordato. Ciao, Benio.